I boss sono in carcere, ma gli affiliati continuano a svolgere la loro attività criminale dallo spaccio di droga alle estorsioni, dalle infiltrazioni negli appalti pubblici all'usura. È il quadro delle organizzazioni camorristiche in Irpinia delineato dall'annuale relazione della Direzione Distrettuale Antimafia. Tra i dati più inquietanti spicca quello che riguarda in modo particolare il clan genovese, attivissimo da sempre tra Avellino e l'Interland. Gli arresti finora eseguiti non hanno smantellato questa fiorente organizzazione malavitosa, riorganizzatasi nel tempo insieme alle cosche storiche dei Cava e Graziano nel Vallo di Lauro. Segnali allarmanti arrivano anche dal versante della Valle Caudina, dove, come ci conferma il questore di Benevento Salvatore Laporta, l'attenzione verso il clan Pagnozzi resta sempre altissima. La Valle Caudina è una delle vie anche per essere un centro commerciale dove i commerci si sviluppano in maniera maggiore rispetto a Benevento, maggiormente attenzionata. Poi lì abbiamo la presenza di un clan abbastanza noto che è collegato, è risultato collegato secondo le ultime indagini anche a dei sodalizi operanti su Benevento. A sua volta questo clan nelle pregresse indagini risultava collegato con il tristemente noto clan dei Casalesi. Quindi lì è una zona a rischio su cui abbiamo intensificato le indagini di diversa natura. Anche qui il contrasto nel secondo semestre dell'anno scorso è stato abbastanza forte. Perché dico secondo semestre? Perché lì il contrasto si vede quando emergono particolari operazioni di polizia. Abbiamo arrestato alcuni affiliati al clan Pagnozzi che si dedicavano agli appalti pubblici, all'accaparramento di appalti pubblici, alle estorsioni e al controllo in genere delle attività imprenditoriali. Su questa situazione vorrei spendere qualcosa in più per le misure di prevenzione. È necessario, e questo abbiamo fatto alla Questura di Benevento, intensificare quelle misure di prevenzione che possono agire anche in caso di indizi di mafiosità del soggetto. A che cosa mi riferisco? Alle misure di prevenzione patrimoniali. Abbiamo formato una squadra apposita in questura che sta lavorando, ha già presentato un primo lavoro nel mese di giugno al locale tribunale. Siamo speranzosi, anche così si effettua un adeguato contrasto alle organizzazioni criminali.